Buongiorno a tutti. In questa attività creeremo il nostro primo elemento su Wikidata. Ogni elemento su Wikidata ha una propria pagina dove vengono raccolti tutti i suoi dati e un identificatore unico. Ad esempio, nella pagina Duomo di Milano, che è questa, noi possiamo vedere l'identificatore unico del Duomo di Milano, che è questa Q seguita da un numero, più le etichette, ovvero i nomi che vengono dati a questo identificatore nelle varie lingue. In italiano l'etichetta è Duomo di Milano e poi ci sono tutte le etichette in tutte le lingue che sono state inserite per questo elemento. Inoltre ci sono una serie di dichiarazioni che vengono fatte riguardo al Duomo di Milano e ci danno delle informazioni, ad esempio la data di fondazione o di creazione, da chi prende il nome, in che paese è situato il Duomo di Milano, in quale comune, in quale diocesi, eccetera, eccetera. Ora noi vogliamo creare la pagina di un elemento che ancora non esiste, quindi come prima cosa dobbiamo assicurarci che questo elemento non esista, cercandolo nel campo di ricerca qua in alto. Ora io voglio creare la pagina della chiesa di San Bartolomeo a Fulpiano, che è un paesino della provincia di Bergamo in Valle Imagna. Quindi cercherò Fulpiano, nome del comune, più chiesa, ad esempio. E vedo che chiesa e Fulpiano non mi dà nessun risultato. Per essere sicuro, provo chiesa San Giovanni, Fulpiano, o anche San Giovanni Fulpiano. L'unico risultato che esce in questo caso è Fulpiano al Brembo, frazione italiana della provincia di Bergamo, e non è quello che sto cercando perché non è la pagina di una chiesa. Quindi creerò un nuovo elemento cliccando su Crea nuovo elemento. L'etichetta sarà Chiesa San Giovanni Battista. Descrizione Chiesa di Fulpiano. Se ci fossero degli altri nomi con cui questa chiesa è nota, potrei inserirli qui nel campo alias. Clicco Crea. Bene, ora ho creato il nuovo elemento, la cui etichetta è San Giovanni Battista e il cui identificativo unico è questo, però ho soltanto una scheda vuota con un identificativo e un titolo, quindi devo aggiungere le dichiarazioni fondamentali che diano almeno le informazioni di base. Quindi clicco Aggiungi dichiarazione. La prima dichiarazione che la piattaforma mi propone è istanza di, ovvero di che tipo di cosa, di che tipo di oggetto stiamo parlando. In questo caso stiamo parlando di una chiesa, scrivo chiesa, potrei selezionare edificio religioso cristiano, ma vedo che c'è anche chiesa cattolica, luogo di culto cattolico che è più specifico, quindi scelgo questo e pubblico. Benissimo, abbiamo fatto la nostra prima dichiarazione. Aggiungiamo altre dichiarazioni di base. La seconda che ci propone la piattaforma è paese. Lo seleziono, Italia, ce ne sono diverse. Diversi item hanno come etichetta Italia, ma interessa lo stato dell'Europa centro-meridionale, quindi lo seleziono e pubblico. Di nuovo, unità amministrativa in cui è situato è il comune di Fulpiano, quindi Fulpiano, comune italiano. Tra queste possibilità, la scelta giusta è la prima, Fulpiano, Valle Emania. Pubblica. Come ultima dichiarazione servirebbe una fonte per le affermazioni che ho appena fatto, quindi
Io ho trovato questo sito del comune di Fulpiano Valle Imania che mi spiega dov'è la chiesa, com'è fatta, eccetera. Quindi posso selezionare l'URL e copiarlo. Poi torno su Wikidata e aggiungo la dichiarazione descritto nell'URL. Benissimo. E ho creato il mio primo elemento Wikidata.